Thank you very much. I really appreciate the opportunity to discuss these issues. Grazie, apprezzo molto l'opportunità di discutere di questi punti. I have not seen the results of that survey. I can guarantee that my house is not 2 degrees. Io non ho visto i risultati di questo studio, ma vi posso garantire che la mia casa non è 2 gradi più calda in inverno che in estate. The United States is a very large country, long distances between cities. Gli Stati Uniti è un paese molto grande, c'è una grossissime distanze fra le varie città. Large houses. Le case sono molto grandi. Huge energy resources Abbiamo and low cost energy. Delle enormi risorse di energia a basso costo. So we started from a much less efficient economy. Perciò abbiamo cominciato da un'economia molto meno efficiente 40 anni fa. In the last 40 years, the energy intensity of the United States has been cut in half. Negli ultimi 40 anni l'intensità energetica negli Stati Uniti è stata divisa a metà. So we use today, compared to what we would have been using, we use 100 exajoules of energy less today than we would have if we had the same energy intensity as 40 years ago. So you use 100 exajoules. Less. Oggi, infatti, negli ultimi 40 anni abbiamo tagliato questa intensità energetica e utilizziamo 100 joules extra rispetto a quanto abbiamo usato 40 anni fa. So we use today 100 exajoules. Quanto avremmo consumato oggi, sì, con I criteri di 40 anni fa. Okay. In comparison, all the new energy supply is only 30 exajoules, primary energy supply. E oggi la fornitura energetica è soltanto di 30 extra joule in più. So, in response to Mr. Clerici's point about the importance of efficiency, quindi in risposta a quello che ha detto il signor Clerici sull'efficienza energetica, in the United States, efficiency and economic change has provided 3 times as much service as new energy supply. Perciò oggi negli Stati Uniti I cambiamenti economici e l'efficienza energetica forniscono 3 volte più servizi di prima. Now the question is, what is the United States doing? La domanda è che cosa stanno facendo gli Stati Uniti? There is much discussion about return on investment calculations in Italy. Ci sono in Italia molte discussioni sul ritorno sull'investimento. Now, when I bought a new heat pump 2 years ago, quando ho comprato una nuova pompa di calore 2 anni fa, I calculated return on investment. Anch'io ho calcolato il ritorno sull'investimento. But most people would never do that. Però la maggior parte delle persone non lo fa. In fact, in the United States, we have appliance standards for all major types of household and commercial appliances. E noi negli Stati Uniti abbiamo degli standard rigorosi specifici proprio per applicazioni sia industriali che residenziali. So all manufacturers have to meet those standards in terms of the efficiency of the equipment. E tutti I produttori devono soddisfare questi standard per quanto riguarda l'efficienza delle attrezzature. For example, for refrigerators. Ad esempio per I frigoriferi. 35 years ago, 35 anni fa, the typical refrigerator used 1,900 kilowatt hours per year of electricity. E il frigorifero medio consumava 1,900 kilowattora all'anno. Today, the requirement is that they can use 500. They have to use 500 kilowatt hours. Oggi il requisito è di utilizzare 500 kilowattora all'anno. So a reduction of energy use by almost a factor of 4. Quindi addirittura abbiamo una riduzione del consumo energetico di 4 volte. We just put in new standards that take effect in 3 years. Abbiamo adesso dei nuovi standard che hanno effetto in 3 anni. And those standards require manufacturers to reduce energy consumption to 375 kilowatt hours per year. E addirittura adesso questi standard richiedono che I produttori riducano questo consumo a 375 kilowattora all'anno. And we have done research and demonstrated refrigerators that only use 250 kilowatt hours per year. E abbiamo delle ricerche secondo cui adesso I frigoriferi si possono avere anche con un consumo di 250 kilowattora all'anno. So that's just one example across all of the equipment in the buildings sector, residential and commercial,
where we are driving down the amount of energy use very dramatically. Perciò questo è soltanto un esempio per far vedere nelle varie applicazioni che cosa sta facendo il settore residenziale e il settore commerciale per diminuire effettivamente l'intensità del consumo energetico. Mr. Clarici gave the example of lighting, which is very important. E il dottor Clarici ci ha dato degli esempi dell'illuminazione che sono molto importanti. We have also lighting standards in the United States. Abbiamo degli standard anche sull'illuminazione negli Stati Uniti. And we are also driving research forward so that we just gave a prize for a company that developed a light bulb that uses 1/6 as much energy as the conventional incandescent light bulb. E anche lì stiamo spingendo molto la ricerca nell'illuminazione. Abbiamo degli sviluppi, diamo degli incentivi in modo che vengano sviluppate, ad esempio, delle lampadine che devono consumare 1/6 dell'energia rispetto alle lampadine tradizionali. Elsewhere in buildings, we do not have the legal authority to set requirements on energy. Per quanto riguarda gli edifici, non abbiamo delle facoltà legali per poter stabilire dei requisiti specifici energetici. But we do establish model designs and work with local communities to do pilot demonstrations and encourage getting those buildings into place. Però nello stesso tempo lavoriamo, per esempio facciamo dei modelli progettuali, lavoriamo con le comunità locali, facciamo delle dimostrazioni in modo da dare degli esempi per come migliorare l'efficienza energetica degli edifici. For low-income households, we have programs to retrofit them to improve their efficiency. Ad esempio, per quanto riguarda le residenze comuni, abbiamo dei programmi per fare un retrofitting delle attrezzature, degli impianti per aumentarne l'efficienza energetica. Last year we retrofit 300,000 homes. L'anno scorso abbiamo fatto un retrofitting di 300,000 case. And we are continuing to retrofit about 25,000 homes per month. E continuiamo a fare il retrofitting di 25,000 case al mese. This saves energy, saves money, and creates jobs. Questo risparmia energia, risparmia denaro e crea posti di lavoro. We're also doing retrofits of commercial buildings. Stiamo facendo anche retrofitting di edifici commerciali. And we have targeted about 150,000 buildings to demonstrate improvements in efficiency. Abbiamo un target di 150,000 edifici per dimostrare un miglioramento dell'efficienza energetica. Oil has always been a big problem, and people see the United States using... Okay. A couple of quick points. Un paio di punti rapidamente. For vehicles, the Obama administration has just raised the efficiency requirements for vehicles from... Per quanto riguarda i veicoli, cioè l'amministrazione Obama ha creato un piano sull'efficienza dei veicoli. From 27 miles per gallon today. Da 27 miglia per ogni gallone attualmente. To 54 miles per gallon. A 54 miglia per gallone. For heavy trucks. Per i mezzi pesanti. We currently are doing research to cut their energy use. Abbiamo delle ricerche in corso per tagliare il consumo energetico. For hauling freight in half. A metà. In 4 years. Per i trasporti merci in 4 anni. We, as a last point. E come ultimo punto. We have moved about $40 billion of loan guarantees. Abbiamo investing in clean energy technologies. Abbiamo mobilitato 40 miliardi di dollari per dare degli incentivi alle aziende che per investire nelle energie pulite. And finally, we have a number of programs to link universities with industry. Infine abbiamo vari programmi che collegano l'industria con l'università. With national laboratories. Con i laboratori nazionali. To accelerate innovation. Per accelerare l'innovazione. And move advanced technologies much more rapidly into the market. E muove la tecnologia avanzata molto più rapidamente sul mercato. Grazie, grazie Mr. Baldwin.